One Podcast. Fammi la domanda, facciamo un figlio. Non la dottoressa, ovviamente, è un esempio. Dottoressa, facciamo un figlio, detto così. Certo che lo faremo. Quando? Dai, vediamo, appena possibile. Hai capito. Sono tutte le no risposte, sì. Quindi non ti dico né sì né no. Ti mantengo attivo però. E ti tengo legato a me, ma di fatto non prendo mai una decisione. E si parla sempre tanto d'amore. E si soffre pure tanto per amore. Eppure tutti provano amore. E mica tutti sanno amare. È che ci vorrebbe una scuola dove te lo insegnano. Tu sei mai stata a una scuola d'amore? A una scuola no, ma ci vorrebbe almeno un podcast. Dottoressa, lei sa amare? Io sì, voi? Boh, forse non si finisce mai di imparare. Noi siamo i Vitiello, Nicola e Gianluca. Con noi c'è la dottoressa Ombretta Cecchini. Ombretta? Eccomi. Siamo pronti per Amore non è amare. Niente, io sta puntata voglio cominciare cantando, voglio cantare. Che vuoi cantare? Voglio cantare una canzone di Mario Venuti da un Sanremo di tanti anni fa. Cioè? La canzone si chiama Crudele e iniziava così. Io sono la classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono. Andatevela a cercare che la canzone è bellissima, che il ritornello fa legami le mani, legami con molti nodi all'anima. Crudele, crudele, io sono la classica persona che ama solo quando soffre. Dottoressa Ombretta Cecchini, sono da ricovero? È un altro falso mito, no? Più soffro più ti amo, potrebbe essere. È falso, assolutamente, perché l'amore non fa soffrire. Ecco, cancelliamo la canzone, anche il mio cantato, allora. Ma c'era anche l'altra, no? Quando le mie amiche ricevono regali rose rosse per il loro compleanno. Di chi era questa? Che? Forse Mina, Patti Bravo. Vuoi cantare pure tu? Vuoi cantare? Non sono capace. No. Ok, dai, torniamo alla nostra puntata. Anzi, benvenuti con la dottoressa Ombretta Cecchini. Falsi miti, più soffro e più ti amo. A questo punto, cioè, non è vero, no? Non è vero. L'amore, la prima cosa, come abbiamo già detto, ci fa sentire bene. Chi ti ama ti vuole vedere felice e se tu ami vuoi che l'altra persona sia felice. Bisogna essere felici entrambi. E quando in un rapporto non ti senti te stesso, di chi è colpa? È colpa dell'altro o colpa tua? Che sei cambiato, magari dopo tanti anni si cambia, no? La tendenza a pensare che sia colpa dell'altro è molto frequente. Di fatto, spesso nell'annullamento di noi stessi c'è la paura di perdere l'altra persona nel momento in cui noi dovessimo manifestarci veramente per come siamo o dire quello che veramente pensiamo. Ci sono quei rapporti dove hai paura a dire qualcosa, dove temi veramente anche per la più piccola cosa di scatenare in lei o in lui una reazione, e allora a quel punto non sei te stesso, che dovresti essere totalmente libero, soprattutto con la persona con la quale scegli di passare una parte della tua vita. C'è la sensazione proprio di dover pesare le parole, di camminare sulle uova. Qualunque cosa dico, chissà che reazione otterrò. Ecco, questo è il segnale che si sta in una relazione dannosa. Dove c'è paura, dove c'è sofferenza, dove c'è difficoltà nel dire serenamente il proprio pensiero o nel mostrarsi veramente per come siamo, spesso si sta all'interno di una relazione dannosa. Senti, ma Ombretta, ma se la paura è un po' il sentimento da combattere, no? In una relazione, come si fa a sconfiggere la paura? Perché molto spesso l'altro non si accorge del cambiamento in qualche modo non naturale dell'altra persona, però intanto quello, grazie a questa paura, rimane bloccato. Sicuramente è comodo avere accanto una persona che soddisfa tutti i miei bisogni e che asseconda tutti i miei desideri, che non si oppone mai, che non mi contrasta mai, che non crea conflitti e comunque alla lunga crea noia. Io credo che la responsabilità non è tanto di chi cerca di opprimere la tua persona, ma di chi in qualche modo non riesce invece a manifestarsi per come è davvero. Accettare questo tipo di ricatto emotivo è comunque una collusione.
Ammettiamo che dopo tanto tempo due persone si lascino e scatta soprattutto in uno dei due, o magari anche in entrambi, la sofferenza. Come si può imparare a tollerare quella sofferenza derivata da una rottura? Guarda, la sofferenza fa parte della vita e l'obiettivo non è evitarla, ma imparare a farci i conti. Quando tu sei in grado di sopportare, non in modo masochistico, ma in modo adulto, la sofferenza legata alla fine di un rapporto, ma a qualunque altra cosa, quindi avere quella consapevolezza chiara dentro di te che io posso affrontare qualunque cosa mi accada e avere una certa fiducia nella vita che insieme alle prove che ti mette davanti ti dà anche gli strumenti per affrontarle, questa è veramente la soluzione per poter conquistare la libertà, perché se io so che qualunque cosa dovesse accadere io sono in grado di tollerarla e poter andare avanti, questo è il modo migliore per risolvere il problema. Invece spesso si cerca di evitare la sofferenza e nella maggior parte dei casi tornare a come la storia era prima. Sì, senti, ma per dare uno strumento di sollievo ai nostri ascoltatori che magari stanno soffrendo per un tipo di questo trauma, no? Un tipo di trauma dato da un abbandono, c'è una durata media? Cioè, per porsi dei paletti, io so che soffrirò per 6 mesi e che poi passa, c'è una media? In realtà la sofferenza, la fine della sofferenza dura, cioè la sofferenza dura pochissimo se tu non scappi. Il dolore che noi proviamo spesso non è legato a quello che ci accade, ma al fatto che la mente continua a riportare i ricordi di ciò che ci ha dato dolore. Se io finisco una storia d'amore con una persona, il problema non è ok, è finita, adesso devo provare a vivere la vita per come ce l'ho oggi, ma è il fatto che io ritorno con la mente sempre a lui o a lei rinnovando la ferita. È come quando hai la crosticina e continui a grattarti. Ombretta, e invece quella meravigliosa e crudele complicazione anche nelle storie d'amore chiamata malinconia? E la malinconia è un po' la stessa cosa, no? È il ricordo di qualcosa che non c'è più, è l'emozione legata a qualcosa che è passata e siccome è passata dovrebbe essere non presente nel presente. Invece noi la riportiamo alla mente, la rinnoviamo generando altro dolore. Può essere che quella fase iniziale in cui era tutto bello te l'hanno fatto credere? Cioè, ti hanno creato un mondo ideale, mi viene in mente il non amore, no? C'è qualcuno che si mostra una mistificazione, un mistificatore o una mistificatrice. Non era vero nulla di quella cosa che ti ho fatto provare all'inizio. Sì, sì, gli spacciatori di sogni. Gli spacciatori di sogni. Ti creano un sogno affinché tu possa illuderti che quella cosa un giorno diventerà vera. In realtà non è così. Quando eravamo ragazzi avevamo un amico che come forma seduttiva appena conosceva una ragazza la prima cosa che diceva: ah, tu diventerai la madre dei miei figli. A parte che certe donne lo dicono agli uomini la stessa cosa. Attivando quel tipo di bisogno, no? L'istinto paterno in queste cose, però sono proprio dei modi anche, per attrarre a sé. Anche è un'altra forma, altre due forme seduttive sono: questa cosa prima d'ora non mi era mai successa. Sì. E io e te siamo uguali. Io e te siamo uguali. Ma perché? Perché io e te siamo uguali, se ci pensi, è un amore narcisistico. Perché vuol dire che tu ami te stesso. Ma sai che io ho fatto filotto con queste tre cose? Cioè, io e te siamo uguali, i figli e tutto il resto, cioè, tutte me sono capitate. Io e te contro il mondo. Ah sì, anche questo. Noi siamo diversi da tutti gli altri. Sì, però Ombretta, al di là di come dire, quello che può raccontare uno, un mistificatore, quello che è, però quanto c'è da parte dell'altra persona anche questo bisogno, no, di intercettare qualcuno che ti dica queste cose? Cioè, quanto c'è anche l'idealizzazione, no, di dare più valore di quelle che sono le stesse parole? Cioè, non è soltanto sempre, tra virgolette, colpa del mistificatore o di chi ti promette sogni che sa già di non poter realizzare insieme. Assolutamente, guarda, io quello che dico sempre, faccio questo esempio, no? Perché le donne, gli uomini, quando si innamorano tendono a negare le cose
che non piacciono di quella persona, per cui questa persona diventa il top del top del top. E quando tu ricordi, ma scusa, è quella volta che ha fatto quella cosa? Sì, vabbè, però quando siamo insieme quelle due ore, e io faccio sempre questo esempio, se uno fa il serial killer, non è che uccide le donne tutto l'anno, però sempre un serial killer è, cioè una serie televisiva dove a un certo punto lui, che è un serial killer, dice al figlio, sì, però tu come padre che cosa mi puoi dire? E lui ogni tanto si vede che sta lì per essere attratto dal racconto che il padre fa di se stesso come padre, e poi lo guarda e fa, ma hai ucciso 18 donne! Ma è Dexter per caso? No, è Prodigal Son. Okay. E poi effettivamente è quello che succede, no? Okay. Che la nostra mente tende a negare le cose che non vogliamo vedere per mantenere l'illusione. Ok. Senti, in questa puntata in cui stiamo parlando di sofferenza in amore, un altro grande classico è questo: io con te non ci sto, ma la tua mente mi appartiene, non siamo insieme, ma tu a me mi devi pensare. Esatto, questo è il pensiero e la frase delle persone che hanno un tratto perverso. Cosa intendo per perversione? La persona che usa la perversione all'interno delle relazioni desidera il controllo dell'altro, quindi l'obiettivo non è amare la persona, ma avere il controllo della sua mente per raggiungere il suo scopo. Con il tempo, lentamente, colonizza la mente del partner fino a farla dubitare della realtà in cui vive. Che strumenti usa? Una di queste è quella che si chiama il gaslighting, che è una tecnica dove tu vedi delle cose reali, concrete. Sì. Qui c'è un tavolo e lui comincia a dirti, lui o lei, non è vero. No, ma non è vero. Ma un tavolo, ma è una sedia, cosa stai dicendo? Ti fa passare per pazzo. Poi ti isola, quindi nell'isolamento cosa succede? Che siamo io e te, perché se ci fossero i testimoni questa cosa verrebbe subito fuori. Sì. E soprattutto all'inizio è estremamente seduttivo. Poi pian piano smette di essere seduttivo, comincia a denigrarti, comincia a dirti delle cose terribili, si abbassa la tua autostima, tu non credi più a quello che vedi e la tua mente è letteralmente nelle mani dell'altra persona. Beh, questo è peggio del serial killer di prima. Molto peggio. E questa è una forma di non amore, no, Ombretta? Ma ce ne sono tante altre. Sì, questa è la perversione in amore. Poi c'è un'altra tecnica molto frequente, è quella del dominio, quindi nella dinamica di tipo dominio e sottomissione. La persona, anche in questo caso, non vuole amare l'altra, ma la vuole sottomettere. La persona diventa un oggetto attraverso cui lui o lei soddisfa i propri scopi. L'obiettivo in questo caso è ottenere devozione e dedizione. Questo genere di persone perverse normalmente ha soltanto una vittima alla volta o spesso agisce su più persone? No, funziona proprio così. Funziona così? Con tutti. Ma perché queste persone hanno così tanto il bisogno in qualche modo di tenere a sé l'altro? È una forma di potere. Si sentono forti. Ogni volta che colonizzano la mente di qualcuno e ne controllano i pensieri addirittura, sentono il trionfo. Ma perché sono così? Alla base c'è qualche trauma? È una perversione. È una perversione, sì. C'è un trauma, sì, infantile, sì, spesso. Sì. No? È una terapeuta come te, quando viene una persona di questo tipo, dov'è che comincia a indagare? Non viene. Ah, perché non viene. Soffre. Non si rende conto di avere un problema. Non soffre. Ah, non soffre, certo. Fa soffrire gli altri. E ammesso il modo, non so, che un marito o una moglie di una persona così riesca a portartela in terapia, o magari durante una terapia di coppia tu, terapeuta, ti accorgi di avere sotto mano una persona così. Quella persona, una volta a conoscenza del problema, in quanto tempo può risolversi, se si può? Anni. Anni di terapia. Anni, perché quella è una loro modalità relazionale. Per loro quel modo di relazionarsi va bene così, e siccome ne traggono beneficio, non è difficile che abbandonino quel tipo di modalità. Ok. C'è un altro genere di perversione?
le perversioni sono queste, poi le altre modalità, diciamo che non sono amore, è l'ambiguità. Una persona ambigua, che è un altro tipo di persona che crea enormi disagio all'interno della coppia, è una persona il cui obiettivo è quello di non prendersi mai nessuna responsabilità. Sono le persone che non ti daranno mai una risposta certa su nulla. Andiamo a mangiare questa sera? Sì, dai, penso di sì, poi vediamo. Come penso di sì? Cioè, andiamo o no? Sì, sì, vediamo, dai. Ecco, era un esempio, avete sentito. Poi se chiediamo di andare a mangiare con la dottoressa ci andiamo amabilmente. Ma dottoressa, ma questa ambiguità si può anche, come dire, splittare, cioè, tipo, facciamo un figlio, forse. Cioè, nel senso, anche su cose così importanti una persona... Fammi la domanda, facciamo un figlio. Non la dottoressa, ovviamente, è un esempio. Dottoressa, facciamo un figlio, detto così. Certo che lo faremo. Quando? Dai, vediamo, appena possibile. Hai capito. Sono tutte le no risposte, sempre, sì. Quindi non ti dico né sì né no. Ti mantengo attivo però. E ti tengo, sì, ti tengo legato a me, ma di fatto non prendo mai una decisione. E quindi l'unico modo per sfuggire a tutto questo è chiedere sempre delle risposte esatte. Andiamo a cena? Penso di sì. No, andiamo a cena. Cioè, dobbiamo chiedere, pretendere delle risposte esatte. Una modalità potrebbe essere: non ho capito se è sì o no. Cioè, di dare risposte chiuse, capito? Quella cosa. Poi ci organizziamo. Ma poi quando? Ho bisogno di saperlo ora. Puoi dirmelo? E comunque, quando vengono messi alle strette, spesso si innervosiscono. Ma che poi, quando uno cerca una risposta, come dire, precisa, almeno io, ha sempre un po' quella paura di sembrare ansioso. Sì, un ansioso, uno che rompe un po' le scatole, no? In realtà, però, questo è un modo, credo, di mantenere sana anche una relazione. Certo, anche perché è proprio su quello che puntano, farti sentire una rompiscatole. Abbiamo parlato fin qua delle persone ambigue, ma ci sono pure le persone ambivalenti. Esatto, una persona ambivalente è una persona che prova sentimenti opposti contemporaneamente. Ti amo e non ti amo contemporaneamente. Voglio vederti e non voglio vederti. Potete immaginare che cosa comporta questo nel partner? Può far diventare pazza la persona che hanno accanto. È normale che una persona di questo genere non potrà mai avere una relazione stabile e duratura. Perché? Perché quando stiamo insieme ti voglio lasciare, quando ti lascio ho voglia di stare insieme. Che casino. Ombretto, una cosa che ho letto sul tuo libro, che credo un po' c'entri con quello che stiamo dicendo, è: ti amo e ti odio. Anche qui c'è un'ambivalenza. Sì, sono due. Allora, la capacità di tollerare l'ambivalenza normale è una capacità adulta per poter stare all'interno di un rapporto. Alcune persone invece non sono capaci e quindi oggi non mi va di stare con te, che può capitare all'interno di un rapporto di coppia, loro non lo reggono, se ne vanno. Poi dopo mi torna la voglia e ritorno da te. E questo è anche il motivo per cui alcune volte le persone fanno su e giù, tipo yo-yo, nelle relazioni. E quegli altri escono pazzi. Esattamente. Dottoressa Ombretta Cecchini, stiamo parlando da oltre 15 minuti e non abbiamo ancora nominato una persona. Il narcisista manipolatore, però credo che questi erano i tratti di una persona così. Questi erano alcuni dei tratti, alcuni però dei direi tratti. Che magari nella prossima puntata possiamo parlare di questo. Abbiamo bisogno di dedicare un'intera puntata ad un narcisista manipolatore, anche perché so ce ne sono di diversi tipi. Sì. Ce ne sono anche di alcuni inconsapevoli, no? Alcuni fragili. Alcuni perversi. Assolutamente. La teoria la sappiamo tutta. Grazie alla dottoressa Ombretta Cecchini. Grazie Ombretta, alla prossima. Buon amore. Amore non è amare è un podcast scritto dalla dottoressa Ombretta Cecchini e da noi, Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.